Con l'affermarsi sempre più vasto della polifonia, il canto gregoriano sembra rinascere a nuova vita. Le lunghe note nel brano che stiamo ascoltando sono quelle di un canto gregoriano, sopra il quale Perottino ha aggiunto tre voci superiori di libera invenzione. È l'organum a quattro voci Viderunt omnes, una pagina che, pur essendo estremamente lineare, ha degli accenti di stupefacente grandiosità. Una grande e affascinante novità nel mondo fino ad ora monodico del gregoriano e della lauda. Eppure sarà presto superata da quell'ars nova che all'inizio del 1300 svelerà al mondo la personalità di Guillaume de Machaut. Tra i temi, cari a Machaut, quello della fortuna gli ispira un canto sottilmente struggente. Ah, fortuna, troppo mi sono allontanato dal porto. Quando in mare mi sono avventurato senza remi, in un battello piccolo, piatto e senza bordi. La grazia, la cantabilità delle opere profane di Machaut non escludono un impegno più severo, che si esprime nella Messa di Notre-Dame. Nel Sanctus le voci polifoniche si muovono agilmente, con una grande ricchezza di impasti sonori. Thank you.
l'Ars Nova fiorentina ha carattere di più viva ed immediata comunicativa, con accenti a volte popolareschi e con frequenti richiami alla danza. Jacopo da Bologna è questo madrigale Fenice fu, che rivela il carattere cantabile e ricco di vocalizzi di schietta ispirazione italiana. Il Landino è la personalità di maggior rilievo del Trecento italiano. La ballata Gran pianta agli occhi è un tipico esempio della sua ispirazione accorata e sommessa. Gran pianta agli occhi, grave doglia al core, abbonda sempre l'anima, si more. La caccia è una delle più brillanti, spiritose invenzioni della polifonia. Nel gioco di imitazioni canore, nell'incessante scorrere di richiami, questo divertimento musicale ricrea l'ardore e l'esultanza di una battuta di caccia. Tosto che l'alba del bel giorno appare, isveglia li cacciatori. Del monte quel che verasù gridava, all'altra dall'altra, e suo corno sonava.